cambiamo ospite, parliamo di ciclismo in modo molto particolare. Giovanni Bloisi, ciclista della memoria. Ciao Giovanni e benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Allora Giovanni, per prima cosa ti chiederei di presentarti brevemente a chi ci ascolta. Va bene, niente, io sono un normalissimo ciclista che viaggia in bicicletta da 15 anni circa. Il mio viaggiare non è il solito viaggiare da cicloturista, ma di andare a visitare i luoghi dove sono successe le storie della prima e seconda guerra mondiale, soprattutto la seconda guerra mondiale, che è quella più drammatica. E quindi ho viaggiato in tutti i campi di concentramento, e sono stato in Israele per un progetto per far conoscere una storia di bambini i quali erano stati aiutati a Selvino in provincia di Bergamo, e quindi questa storia è una storia dimenticata. Io l'ho scoperta e per farla conoscere al mondo intero mi sono inventato un viaggio e sono andato a trovare questi bambini in Israele che oggi hanno più di 80 anni, insomma, ecco. Tu sei, sono un alpinista, tuttora pratico lo sci alpinismo, quindi sei uno sportivissimo. Non ho iniziato così, ecco. Sei un grande sportivo, un 67enne, un giovane 67enne sportivo. Sì, ma io sono nato giovane, morirò giovane. Allora, come dicevo tu, come hai detto tu, sei un grande appassionato anche di montagna. Hai siti internet, pagine social da dare ai nostri ascoltatori mentre ascoltano questa intervista? Ho un sito internet che è attivo da un paio di mesi, il quale mi ha fatto un amico, dove ci sono tutti i viaggi che ho fatto, quelli più importanti. Il sito è www.ciclistadellamemoria.com. Dove ti ho rintracciato anch'io. Ah, ecco. Ricordiamo che appunto ciclista della memoria, appassionato di montagna e non solo, dopo aver camminato tantissimo hai deciso appunto di fare queste imprese. La prima è del 2008, hai fatto il primo viaggio, un viaggio importante per te, per la tua famiglia e anche per i luoghi in cui sono nati i tuoi genitori. Ci puoi raccontare questo primo viaggio, come è andato e qual è stata la tua sensazione? Ma questo viaggio, praticamente io sono ritornato al paese dove sono nato anch'io, dove sono nati i miei genitori, sono nato anch'io, che si chiama Carbone, in provincia di Potenza, è all'inizio del Parco del Pollino, in Basilicata, andando verso la Calabria, proprio uno dei primi, dei primi paesi. Io non mancavo da questo paese, da questo paesino, da 37 anni, e a un certo punto ho sentito il bisogno di ritornare, perché comunque dopo aver girato tanto in giro per il mondo mi sembrava giusto che andare al mio paese, e ci volevo dire la verità andarci a piedi, come avevo io camminato tantissimo nella mia vita dappertutto. Poi comunque i tempi morti a piedi sono molto lunghi, e allora ho deciso di andarci in bicicletta, e qui e lì mi ha colto tutto il paese, insomma. Ecco, è stato un po' un viaggio particolare perché hai portato idealmente con te la valigia di cartone e la storia della tua famiglia e di tante famiglie come la tua costrette ad emigrare e costrette a fare i conti con l'intolleranza, giusto? Giustissimo, giustissimo. La valigia ce l'ho ancora qui a casa. È un ricordo, diciamo, ti ricordo sì. Un po' la tua famiglia che ha dovuto lasciare il paese di Carbone e poi raggiungere la provincia di Varese dove vivi tuttora. Sì, più che altro per mio papà, perché mio papà ha girato tutta l'Europa, c'è tal fortuna, e poi si è fermato qua, a Varano Borgo, in provincia di Varese. Giovanni, io ero piccolo, avevo 9 anni, quindi. E beh, ricordi appunto questi momenti. Giovanni, ma qual è stata la sensazione appena hai toccato il terreno di Carbone? Qual è stata il tuo primo pensiero quando sei arrivato? Finalmente sono tornato a casa. Hai portato un po' anche i tuoi genitori con te, oltre alla valigia, sì, no? Sì. Nel 2008 non c'erano ancora questi collegamenti con i social, quindi il viaggio l'hanno un po' vissuto con le telefonate che facevo, con poi le fotografie che ho fatto vedere quando sono tornato, anche perché è stata un po' una roba
un po' così, nata su due piedi, senza tanta attrezzatura, eccetera, eccetera. Quello che volevo comunque dire è che io, per arrivare al mio paese, ho percorso tutta la dorsale appenninica, a partire dal passo delle radici che si trova sopra Sassuolo, no? Di Lucca, fino ad arrivare al mio paese, dove appunto in quei luoghi ho trovato tantissimi paesi dove, appunto, parlando con gli abitanti, c'erano tantissimi migranti. Ecco, ma la gente, quando ti vede passare nei tuoi vari viaggi, cosa dice quando ti fermi, racconti? Beh, vedi, questa è la cosa bella, perché comunque i miei viaggi sono appunto studiati per percorrere luoghi dove c'è la gente normale, la gente vera. Le città le evito, se posso le evito sempre. E comunque la gente apprezza, no, questo modo di fare memoria, di ricordare il passato in una maniera diversa dal solito, che non sono i film, i libri, eccetera, eccetera, ma una semplice bicicletta. Io la chiamo un pezzo di ferro con due ruote, la quale riesce a coinvolgere le persone meglio di internet. Questo me l'ha detto un professore dell'Università di Perugia che ho incontrato per caso. Vedi che queste persone sono questi contatti forse che sono importanti, sì, no? Che ti danno, sì, qualcosa. Sì, sì. Ecco, poi prosegui i tuoi viaggi, nel 2009 fai la Basilicata Coast to Coast e poi nel 2010 vai in Sardegna per Massimo Bortolaz. Hai voglia di raccontarci la storia di Massimo e dire cosa ha rappresentato per te questo viaggio che hai fatto per lui? Massimo è un amico che non c'è più, che viveva in carrozzina a causa di un incidente ed era disabile dalla testa in giù. E lui sognava la Sardegna, sognava una volta andare in Sardegna, ma era quasi impossibile poterlo spostare per tanti motivi, perché aveva tanti problemi. E allora un giorno gli disse: senti Massimo, facciamo una cosa, io ci vado in bicicletta, la giro tutta la Sardegna e te la faccio, e tu viaggi con me telefonicamente. E quindi io ho fatto questo viaggio in Sardegna, dove non ti dico quanti soldi ho speso di telefono per chiamare Massimo. Però è stato bello. Sì, sì. Perché allora non c'era l'opzione che chiami sempre. Bisogna continuare a ricaricare il telefono. Ma non è questo il problema. No, infatti. Questo per dare il senso alla cosa, ecco. Ecco, ho usato le tue gambe al posto di Massimo, no? Sì, sì. Poi viaggi proseguono, nel 2011 150 anni dell'Unità d'Italia, il viaggio bellissimo anche questo. Puoi raccontare qualcosa, qualche aneddoto di questi posti, pian piano che li raccontiamo? Io ho ripercorso le orme di Garibaldi, partendo da Genova, andando in nave in Sicilia, e poi sono arrivato fino a Teano, anche qui senza aver mai detto niente a nessuno. A Teano mi ha accolto l'amministrazione comunale di Teano, e poi sono andato a Roma a portare una lettera al Presidente della Repubblica al Quirinale. Poi ho preso il treno e sono tornato a casa da Roma. Vi racconto una cosa sola, tanto per darvi il senso di quello che mi succede sistematicamente, sempre. Sono arrivato in Sicilia, in un paesino che si chiama Monte Rosso Almo. Ho incontrato un signore, Giuseppe, il quale mi dice cosa facevo lì. Io gli ho raccontato il mio viaggio, gli ho chiesto dove potevo mettere la tenda, perché io dormo sempre in tenda. Mi ha portato al campo da calcio, mi ha messo lì e mi ha dato appuntamento alla mattina alle 7 al bar in paese. Durante la notte mi sono alzato per andare in bagno e ho visto che c'era una Panda verde parcheggiata. Al mattino incontro Giuseppe e gli dico: ma Giuseppe, c'era una macchina lì ferma, non è che magari... Fa: no, ho mandato mio figlio, è stato lì tutta la notte, perché qui a Monte Rosso Almo non è mai successo niente. E tu pensa, se ti succedeva qualcosa a te, ciclista, che è venuto qua apposta dal nord Italia, che figura avremmo fatto? Per cui sei preoccupato, poi non è successo niente, come ha detto lui. No, ma non è successo niente. E quanti chilometri hai percorso? Hai fatto un calcolo? Quanti chilometri hai percorso fino adesso? Sì, sono circa 100.000 chilometri. Per cui già fatto il giro del mondo quasi.
Beh, 100 miglia di viaggio, ma ne ho fatti il triplo di allenamento. Infatti, per cui diciamo che percorri chilometri in continuazione. Nel 2013 fa il viaggio della memoria ad Auschwitz per la Shoah, anche questo un viaggio importante. Questo allora, vorrei sì, tutti i viaggi hanno una loro caratteristica. Per quanto riguarda i campi di concentramento, vorrei dire una piccola cosa. Decidere di andare a visitare un campo di concentramento non è facile. Ci ho impiegato, allora, il mio viaggiare nella memoria risale all'età di 15-16 anni, dove io mi sono sempre fatto una domanda: perché è successo tutto questo? E sono arrivato al 2013, mi sono deciso di andarci, perché comunque, come dicevo prima, non è facile. E ti assicuro che è veramente devastante quando si arriva in questi luoghi. Io pensavo di essere protetto, di essermi creato una protezione emotiva sufficiente per affrontare questo tipo di viaggio, ma non esiste. Io quando sono arrivato al primo campo, che è Mauthausen, ho visto al mattino alle 7 sono entrato, appena hanno aperto, dopo un quarto d'ora ho visto la scritta crematorium. È come se mi avessero dato un pugno nello stomaco. Mi sono detto: Giovanni, non sei in un film, questa è la realtà dei fatti. Quindi, ed è stato così tutte le volte. Ho deciso di non andare più in nessun campo quando sono andato in Germania, poi comunque sono andato in altri due, perché comunque ogni volta è una bastonata. Siamo rientrati in studio a Tempo di Sport, Crystal Radio Milano, gli FM sono 96.2 e lo streaming crystalradio.it. Stiamo parlando di ciclismo della memoria, Giovanni Bloisi. Giovanni, ci sei ancora? Certo. Allora, Giovanni ci stava raccontando di queste cose molto interessanti e che lasciano appunto impressione nel cuore. Poi hai proseguito i viaggi e, come raccontavi inizio trasmissione, ti sei concentrato anche sulla Seconda Guerra Mondiale. 2014 la Grande Guerra, i luoghi sacri sulle Alpi, La Prima Guerra Mondiale. Sì, la Prima Guerra, scusa, infatti. La Prima Guerra Mondiale, anche questo un luogo importante, un viaggio interessante. Sì, è stato un viaggio interessantissimo, perché comunque ho ripercorso un po' tutti i sacrari militari della Prima Guerra Mondiale che ci sono sulle le Alpi e le Dolomiti. È stato un viaggio drammatico, perché su 20 giorni di viaggio ne ho fatti 14 sotto la pioggia, però ne è valsa la pena, perché comunque ho visto luoghi, ho messo insieme un percorso molto bello, molto anche sotto l'aspetto naturalistico, quindi le Dolomiti, le Alpi, le Dolomiti, quindi niente, è stato molto, molto interessante. Grande guerra, che fu una guerra inutile più delle altre, che portò un sacco di morti sulle Alpi. Certo. Nel 2015 invece passiamo alla Seconda Guerra Mondiale, Operazione Overlord, lo sbarco in Normandia. Anche questo un viaggio interessante. Sì, questo è stato un viaggio dal quale, avendo letto e visto i film di questa massa di soldati che sono venuti dall'Inghilterra, sono sbarcati sulla Normandia, ho detto: voglio andare a vedere. Guarda, è stato un viaggio bellissimo, un po' perché ho dovuto scavalcare le Alpi, ma le Alpi le ho già scavalcate diverse volte. In particolare la mia bicicletta pesa intorno ai 45 kg. Quindi è un bel peso da portare su con si viaggia più con la testa che con le gambe, a dire la verità, perché comunque l'allenamento fisico uno lo può fare, chiunque, se ha voglia si mette lì, si fa un programma, ce la fa. Il problema è la testa, l'allenamento psicologico, cioè non perdersi mai danni, i problemi, la bici che si rompe, la borsa che si rompe, non trovi da mangiare, perché poi, ripeto, andando a fare percorsi così, scegliendo percorsi defilati da quelli che sono le strade normali, si rischia anche qualche volta di non trovare da mangiare, non mi è capitato, quindi di non aver più niente. Comunque, ritornando al viaggio, è veramente
ho visitato tutte le varie zone dello sbarco e poi i cimiteri che ci sono, inglesi, americano, canadese, tra cui in particolare nel 2019 a novembre a Piangipane c'è stato, Piangipane, provincia di Ravenna, c'è un cimitero canadese dove sono venuti dal Canada, i reduci dal Canada che avevano combattuto in quella zona, e mi avevano l'ambasciata canadese in Italia aveva saputo che io ero stato nel cimitero canadese di che c'è in Francia, mi ha invitato a presenziare a questo evento che hanno fatto a Piangipane. Io sono andato giù. Per cui c'è un legame, poi si forma come una catena. Ma perché? Perché lì in questo cimitero c'è un signore, un ciclista appassionato anche lui, il custode, Julien, con il quale siamo diventati come fratelli. E poi nascono queste amicizie e durano nel tempo, sì, no? Sempre, sì. Io ho amici che sono in giro in bicicletta ancora oggi, quel pazzo di Jimbo, quell'altro pazzo del cinese. Ti posso raccontare la storia del cinese? Vai, che è troppo bello. Sì, vai Giovanni. Beh no, ma quella te la racconto quando arriviamo al viaggio in Germania, dai, che l'ho conosciuto io. Allora, poi vanno avanti i viaggi, Scesepoli, se non sbaglio. Scesopoli, che è il viaggio, sì, è quello dei bambini. Scesopoli è una colonia costruita da Mussolini nell'anno 38, giù di lì, a Selvino, in provincia di Bergamo, ed era intitolata ad Amatore Scesa. Amatore Scesa era il ciabattino milanese che insieme ad altri aveva messo una bomba nella caserma degli austriaci. Lui fu arrestato e loro gli dissero: dici i nomi degli altri tuoi amici che li andiamo a prendere. Lui rispose: tiremi innanzi. Ecco, poi il gruppo fascista di Milano gli dedicò questa... Vabbè, siamo perdere. Poi appunto continui i tuoi viaggi, campo di concentramento e di sterminio dei tedeschi, nel 2017 Israele. Ecco, sono tanti, siamo arrivati quasi alla fine della tua intervista, però ci sono così tanti viaggi, ma cos'è che ti ha spinto a fare queste cose, queste imprese solidali, e cosa ti rimane? Cosa ti rimane dopo ogni viaggio? Beh, quello che mi ha spinto, appunto, come ho detto prima, quello di voler vedere con i miei occhi che cosa è successo e rendermi conto. Nello stesso tempo mi sono reso conto del fatto che si è creato un interesse intorno alla mia bicicletta da parte di tutti, soprattutto dei ragazzi giovani nelle scuole, perché mi hanno invitato in tantissime scuole. Questo è bello comunque, che i ragazzi si interessano e... Sì. Vogliono che tu racconti quello che hai visto e quello che hai vissuto. Perché ti dico una cosa sola, tanto per capire. 5 anni fa, forse anche 6, un ragazzino di 13 anni in una scuola media mi disse, alla fine di tutto, si alzò in piedi e disse: certo, signor Giovanni, che studiare la storia in sella una bicicletta è tutta un'altra cosa che studiarla su un libro, lucido, freddo, asettico. E quando gli faccio una domanda il libro non risponde mai, invece lei risponde sempre. Un bellissimo messaggio. Sì. Prossimo viaggio della memoria ce l'hai già in cantiere, Giovanni? Ah sì, io ho un progetto molto grande che è il viaggio delle stragi nazifasciste in Italia, che sono quasi 6.000. Dovevo già partire nel 2020, non sono potuto partire, nel 2021 neanche si potrà partire, perché è un viaggio molto grande. L'ho diviso in 4 parti, l'Italia l'ho diviso in 4 parti, e si è dovuto partire da Milano con il sindaco Sala, il quale avrebbe fatto un pezzetto con me da dove è stato ucciso Mussolini fino alla Darsena, perché lui mi ha detto che è una schiappa andare in bicicletta. Non è vero, perché l'ho scoperto che quest'estate è andato in bicicletta sulle salite della Liguria. T'ha preso in giro. Sì, ma lui è così, Sala è simpatico. Quindi niente, questo è un po' il progetto. Però l'anno scorso ho fatto un piccolo viaggio sempre nei luoghi della memoria qui sul Lago Maggiore. Quest'anno farò una settimana, 10 giorni, quello che si potrà fare, con l'obiettivo di arrivare al Colle dell'Is, in provincia di Torino, dove sono convogliate 3 vallate
dove ci fu una strage tremenda e dove lì veramente fanno una commemorazione con grandi nomi, grandi personaggi, eccetera, eccetera, e ci sarò anch'io quest'anno. Per cui una bella impresa, sul tuo sito si troverà tutto gli aggiornamenti, immagino. Sì, sì, sì. Da cosa vuole seguirti? Adesso che l'amico me l'ha fatto, mi ha fatto una sorpresa, bella cosa. Bellissimo, no, infatti. Adesso siamo arrivati proprio alla fine della trasmissione e della tua appunto intervista. Vorrei che lanciassi un messaggio per le giovani generazioni di quello che hai fatto, quello che fai. Cosa diresti ai nostri microfoni? Ma io direi tante cose sono da dire. Dico solo una cosa, che la memoria non è un quadro appeso al muro, prima di tutto. La memoria va vissuta attivamente, quotidianamente quasi, per evitare di commettere gli stessi errori del passato e aggiungo anche, visto che si parla di virus, per produrre gli anticorpi necessari per proteggersi eventualmente nella giungla della quotidianità. E i ragazzi non sono protetti, non sanno cosa possono andare incontro perché comunque non l'hanno vissuto, la storia non gliela insegnano a scuola, viene insegnato in una certa maniera, quindi di dire ragazzi state attenti. Io ti ringrazio Giovanni per questa bella intervista, magari ci diamo appuntamento più avanti, ci racconterà anche del nuovo viaggio Ma quando vuoi, non ti preoccupare. Grazie ancora Giovanni, sono sempre a disposizione. Grazie a voi e un saluto ai vostri radioascoltatori. Grazie ancora, un abbraccio Giovanni. Ciao Guido, ciao. Ringraziamo Giovanni Bloisi, ciclista della memoria, aveva un sacco di cose da raccontare, magari lo ricontatteremo più avanti per farci raccontare ancora queste storie interessanti che non devono essere cancellate dalla nostra memoria. Facciamo una piccola pausa.